Bene, Carinella, grazie. Sperando che si sente in TikTok pure. Giuseppe, fratello, ti prego se mi senti, dimmelo. Stasera, quando sono venuto del lavoro, mi ha chiamato la sorella Giovanna, ve lo dico in anteprima a tutti e viene registrato. È già quasi 15 giorni che poverina soffriva di qualcosa che l'ha tenuto diversi anni da quando si è sposata, Giovanna. E stasera quando sono venuto da lavorare ci ho detto se non guarisci stasera ti do un colpo in testa. E allora si è timidata ed è guarita. È guarita sorella Giovanni, fratello, sorella. Fai festa, una persona anziana si è tolto il peso che aveva. Poi vi faccio vedere il filmato. Sì, stasera Antonella, ascoltami, c'è una registrazione in WhatsApp in anteprima che potete sentire la voce della sorella che guarirà se lei ce la mette tutta. Se ce la mette tutta, è vero sorella, ce la metti tutta? Però devi gridare di più forte perché viene registrata in TikTok. Grida. Perfetto. Sì, ce la metto tutta quanta, fratello. Io stamattina mi sono recata nella clinica Gipino per fare un intervento. Eravamo tutte quante cose sistemate. È arrivato l'emocromo. Mi hanno trovato l'anemia e ferro proprio bassissimo. La dottoressa Garofalo mi ha detto che non potevo fare l'intervento perché potevo rischiare la mia vita. Mi ha dato dei farmaci, una la pillola dell'anemia, l'altro del ferro mezzogiorno e sera e la pillola per fare bloccare il ciclo. Perfetto. Tutto qua. Io ho avuto tantissimi interventi ed ho paura della sala operatoria. Quando ero Perfetto. piccola sono incominciata che avevo 4 anni, adenoide, tonsilli, ospedale acireale. Mi è Perfetto. venuta un'emorragia e poi mi hanno all'anno di nuovo operata. Gloria a Poi Dio. ho avuto un'appendicite a 13 anni, cronica, a pronto soccorso. Dopo ho avuto il 20 anni, primo cesareo che è nato il mio primo gioiello. Sì. Sono diventata mamma giovanissima, poi ho avuto un altro cesareo a 27 anni, una policisti mi hanno tolto, una liposcultura ho fatto, un neotumorale al dito e poi ho tolto anche una verruca nel tallone con un dolore proprio fortissimo, rivolgermi a Gesù come una disperata del dolore che io avevo. Un mini bypass che ho fatto e oggi mi hanno trovato un male febbrone coperto tutto l'utero che i medici hanno avuto paura perché dicono che quando aprono, la dottoressa non so perché, non vede l'ora di toglierlo perché 11,5 cm ha coperto tutto l'utero. Perciò lei mi ha detto se io ti apro oggi e noi facciamo questo intervento, io amore mio non ho neanche come darti sangue perché purtroppo sono anche portatore mediterraneo. Perciò la dottoressa e il dottore Di Leo non ha voluto rischiare la mia vita. Io subito ho pensato a fratello Angelo, seduto in clinica Gibino, ho detto fratello, più tardi ti faccio sapere che io sono qua. Che non mi hanno fatto l'intervento. Grazie a Gesù che ha aperto tutte le porte del paradiso. Ci Gloria a ha Dio. aiutato tantissimo. Non mi ha abbandonato e oggi l'ho messo anche da Facebook. Ho ringraziato immensamente a Dio di proteggermi ogni giorno nel mio cammino della mia vita. Solo Lui mi può aiutare perché purtroppo non tutte le persone sono come noi che abbiamo un cuore umile. Perché per me quello che conta, fratello, è il cuore umile. Io oggi pensavo a mio marito, lo guardavo
e mi uscivano anche le lacrime, perché io non so visto come mi finisce. Ho abbracciato i miei figli, disse Gesù, nelle tue mani, già sono uscita da casa, che ho detto queste semplici parole, ho aperto la porta, Dio aiutami, Dio, tu sai quello che dobbiamo fare. Amen. E ho chiuso la porta di casa mia. Gloria a Dio. Hai detto tutto, sorella? Tutto? Sì, amore. Perfetto. Grazie del Signore, grazie sorella. Veramente bisogna amare a tutti i fratelli come se amassimo Gesù. E questo amore che ci coinvolge ci guarisce. La sorella Giovanna è guarita per questo, perché ha messo tutto... Io voglio che ora Dio mi aiuta, mia mamma. Gloria a Dio. Mamma ha avuto fatto un intervento alla trachea. Hanno rotto tutto, perché purtroppo mia mamma viene di tumori, carcinoma, papilliferi. Ed io che sono la figlia, fratello, dentro il mio cuore ho paura quando aprono quello che trovano. Non ti preoccupare, sorella. Ah, bene, sorella, hai fatto la respirazione come ti ho detto? Sì, ho respirato. E come alleggerito, perché tu sei nervosa, hai capito? Devi togliere quel nervosismo. Allora... Adesso chiudi gli occhi, non devi guardare più, chiudi gli occhi, non li aprire se mai te lo dico io, mai, cascasse il mondo. Respira profondamente, trattieni il respiro e abbandonati più che puoi. Ok, tranquilla, tranquilla. Perfetto. Così, abbandonati completamente e visualizza adesso davanti a te un punto nero. Davanti a te, non ha importanza più o meno dove lo visualizzi. Davanti a te, a un metro di distanza, a 2 metri, 3 metri, nella parete, dove vuoi tu. Quando lo vedi fai cenno con la testa abbassandolo. Perfetto, bene, alzati di nuovo la testa, gli occhi sempre chiusi, così appoggiati di nuovo, distendati, rilassati, mentre vedi questo buco nero, questo buco piano piano si va allargando e nel centro è vuoto e diventa piano piano un tunnel. Questa è l'uscita dalle tenebre, dalle malattie, e da tutto quello che tu stasera stai aspettando con l'ansia. Però non uscire subito, perché ti devi inginocchiare davanti a Gesù. Ricordati che lo sai fare, perché l'hai fatto tante volte. Io la statua di Gesù. Lasciala andare la statua, non andare nella statua per cortesia, devi stare dove eri tu prima. Non ti inginocchiare nella statua, se no devo chiudere. Le statue le devi lasciare dove sono, per favore, poi ti spiego perché. Resta dove sei, non ti muovere, con la mente devi fare tutto con la mente, non fare cose di iniziativa tua, perché potresti fare qualcosa che non dovremmo fare, capisci? Abbandonati completamente. E con gli occhi chiusi guarda sempre quel punto nero e non lo lasciare mai per nessun motivo. Anche che devi andare a Gesù in ginocchio, vai con la mente ti inginocchi davanti a Gesù.
e mentre ti inginocchi davanti a Gesù, prega sempre con la mente. Bene, quando finisci di pregare, me lo dici con la testa abbassandola, piano piano. Perfetto, stai tranquilla. Adesso sempre ad occhi chiusi, hai finito di pregare, ringrazia Gesù. Adesso puoi parlare con la voce, forte, forte. Ringrazio immensamente Gesù, non mi abbandonare. Gesù, ho tanto bisogno di te. Gesù, stammi vicino, ti prego Gesù, ti prego Gesù. Alleluia, ti prego Gesù, aiutami Gesù. Gesù, solo tu mi puoi salvare, Gesù mio. Gesù mio, ascoltami le mie preghiere. Ti raccomando Gesù mio, mio marito e i miei figli, ti raccomando Gesù mio. Gloria a Dio. Bene sorella, adesso che hai pregato e hai ringraziato il Signore, tu devi guardare quel tunnel che si sta trasformando, sta diventando un pochettino più largo, e guardati, ti avvicini con la mente, dalla sedia non ti devi spostare, ti avvicini con la mente, perché in questo momento ti sto dando la possibilità di sdoppiarti dal corpo. E con il pensiero ti distacchi dal corpo con il tuo spirito mentale. Se hai capito, abbassi appena appena la testa, appena appena, non deve fare così, bravo. Adesso c'è qualcuno che sta tenendo la telecamera, che è meglio che ti centri bene il viso. Così. Ancora più meglio, più centro. E un poco di fianco, ancora accendo ancora, per favore. Bene, adesso tu guarda quel buco e con la tua mente ti sdoppi dal tuo corpo. Ti avvicino vicino al buco, guardalo all'interno, e se riesci a salire da questo buco, che è un tunnel in altezza, tu sarai guarita. Sta a te adesso di mettercela tutta. In questo tunnel ci sono dei buchi attorno attorno per metterci le mani e i piedi. Devi salire con tutta la tua forza. Più presto sali, più presto finiamo e più presto incominci la tua scalata per la salvezza del corpo e dell'anima. Aiutati anche con le gambe, con le spalle, mentre sale, aiutati, così, con le mani, con i piedi, non ti preoccupare, con la mente puoi fare tutto, puoi fare anche salti se vuoi. Sentirti leggera, leggera come le piume che stai salendo, così non ti devi sforzare. Con la mente possiamo fare tutto. Fallo. Senza sforzo, piano piano sorella, devi salire questo tunnel piano piano, così, brava. E mentre stai salendo puoi parlare, a che punto sei, quanti gradini stai salendo? Forte, parla sorella, sto salendo dove? Verso dove sei? Quando avverti la luce da lontano, dillo. 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 21, 22,
Forte, forte, parla, parla. Forte. Forte. 35, 36, 37, Più forte, 38, sorella, più forte, non ti sentiamo. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Va bene, va bene. 90. Vai sempre avanti, tranquilla. Gesù aiuta. Gesù Cristo solo mi puoi salvare. Gesù Beh. aiuta. Non mi abbandonare, portando Stai bisogno di te. vedendo la luce? Chi c'è davanti a te? Una luce bianca. Cerca di oltrepassare il tunnel e entra nella luce bianca. E guarda chi c'è. Dovrebbe esserci qualcuno con i capelli lunghi che l'hai conosciuto attraverso dei filmati, che ha dato la vita per ognuno di noi. Vai avanti. Oltrepassa la luce, esci dal tunnel. Quando esci dal tunnel, respira profondamente e loda la persona che hai davanti, sicuramente lo conoscerai, ha dato la vita per te e per me. Parla forte, cosa ci stai dicendo a quella persona? Sei arrivata, dillo. Gesù aiuta, Gesù non mi abbandonare, Gesù ho bisogno di te. Le braccia aperte. Abbraccialo, abbraccialo. Abbraccialo, sorella, che mentre lo abbracci guarirai. Parla forte, non ti sentiamo. Parla forte. Dio aiuta, Dio stammi vicino, Dio non mi abbandonare. Ma c'è qualche altro oltre a lui o è solo? Solo. E allora, abbandonati a lui e ti metti in ginocchio davanti a lui con la mente, non c'è bisogno che ti metti in ginocchio qui. Con la mente mettiti in ginocchio e gli baci i piedi, come segno di reverenza. Così, brava. Bene. Che cosa stai avvertendo adesso che sei davanti a Gesù? Calore. E che tipo di calore? È forte questo calore che stai sentendo davanti a Gesù? Sì, anche caldo. E digli adesso che ti deve guarire per cortesia, per favore, per misericordia di Dio, di guarirti quel punto che tu oggi mi hai fatto vedere. Diglielo chiaro, forte diglielo.
forte. Gesù, aiuto. Gesù, salvami. Digli salvami, forte, forte. Gesù, aiutami. Il problema che mi ha detto, diglielo. Il fregone che ho, fammelo asciugare, Gesù, fai che non ho più niente. Fallo scomparire, Gesù mio. Fai scomparire tutto, Gesù mio. È in questo momento che Gesù ti sta benedicendo e senti che tocchi con la tua mano e sta diminuendo lo spessore nel corpo. Quando diminuisce, lo dirai in pubblico, stacci con la mano vicino perché sentirai lo sgonfiore di questo febbrone che hai nello stomaco. Parla forte, sorella, parla forte. Salvami, Gesù mio, abbracciami, Gesù mio, stammi vicino, Gesù mio, ho tanto bisogno di te, Gesù mio, aiutami, Gesù mio, stammi vicino, a me, a mio marito e ai miei figli, ti raccomando, Gesù mio, non mi abbandonare, stammi vicino, aiutale, aiutale, stai sempre vicino a sostenerle, ti prego, Gesù mio. Ti prego, amore mio, aiutami tu, Gesù mio. Ho tanto bisogno di te. Aiutami me e la mia famiglia, che ti preghiamo sempre e ti vogliamo vicino. Gesù mio, non ci abbandonare in questo momento brutto e terribile dei giorni nostri. Stacci vicino, fino alla tua volontà. Amen. Adesso lui sta facendo qualcosa sul tuo stomaco, guardalo. Cosa sta facendo? Sta facendo qualcosa nel tuo Freddo. stomaco. Dimmi cosa sta facendo. Ma cosa stai sentendo dentro di te? Perché devi sentire qualcosa, sta sgonfiando qualcosa, guardalo se, toccalo con le mani quello che sta sgonfiando. Una pallina. Brava! E la senti tu più sgonfia? Con la mano? E Sì, allora non è più non gonfia? è più compito. No. E allora, ringrazia Gesù, stai ferma così però, ringrazia Gesù con la mente, ti metti in ginocchio e gli baci i piedi, ma stai ferma così, con la mente devi fare questa operazione, perché Gesù ti ha guarito. Devi essere come involgimento d'amore verso Gesù che ti ha guarito. Gesù, grazie. Gesù, grazie. Fa che non ho più sto malessere notte e giorno. Gesù, grazie. Fa che non ho più sto malessere. Gesù, grazie. Fa che scioglie tutto. Tutto. Gesù, ti prego. Gesù, aiutami. Gesù, ho tanto bisogno di te. Dio, aiutami. Gloria a Dio. Adesso toccati bene bene con le mani. Desidero una conferma più perfetta. Come ti senti, gonfiore? Scomparso. Piano piano sta scendendo tutta la pallina che avevo qui in alto. Gloria a Dio. Respira profondamente, sorella. Trasporta l'aria dentro quel che tu avevi il peggio e senti che tutto viene buttato fuori ogni respirazione. Buttalo tutto, butta tutto, 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 ai piedi di Gesù, tutto, quella pallina, tutto ai piedi di Gesù, quel febbrone, buttalo ai piedi di Gesù. Gli ha tolto già il febbrone che aveva gonfio 5 centimetri dallo stomaco al di fuori.
Gloria a Dio, alleluia, gloria a te, Signore, alleluia, gloria al tuo nome, santo, santo sei, Signore. Grazie, Padre, che tu stai facendo questi miracoli per la sorella. Oggi la sorella doveva essere operata e io ho pregato che questa operazione non si facesse. Respira sempre profondamente, trattieni il respiro, sorella. E mandalo sempre sotto, devi vedere nell'interno, dentro di te, che tutto si è asciugato, tutto. E lo senti completamente svanire. Toccalo con la mano e lo sentirai proprio completamente vuoto, quel gonfiore. E adesso asciuga nell'interno tutta la materia che c'era, tutto il febbrone, tutta l'infezione, buttala ai piedi di Gesù. Soffia quando butti l'aria dalla bocca e butti il febbrone. Guarda, guarda dove, vedi dove, vedi, 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 buttalo, prendilo con la mano, buttalo, 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 buttalo fuori. Così, buttalo, sorella, buttalo. Ecco. Ecco, buttalo, buttalo, buttalo. Così, brava, brava, brava. Adesso calmati, calmati, calma, calma. Respira tranquillamente, tranquillamente. Così, tranquillamente. Dimmi quando sei calma e senti la tua mano nello stomaco, mi devi dire come ti senti. La pancia più sgombra e mobile. Gloria a Dio. Bene, sorella, bene. Stasera già la sorella è già guarita. Gli è abbassato tanto di così nella pancia, così, guardate, così, così, così. È guarita, è guarita. Il febbrone non c'è più. Gloria a Dio, sorella, come stai, sorella? Parla forte, come stai? La testa pesante. Tranquilla, respira profondamente. Ecco, come ti senti lo stomaco e nell'interno? Come ti senti? La pancia morbida. Ma a me mi interessa se sei sgonfiato completamente, toccati. Non Toccati. c'è più la pancia. La palla di qua non c'è E più. allora ringrazia Gesù, lo saluti Gesù, e grazie. bacialo nei piedi e sul viso. Bacialo. Così, forte, forte, lo deve sentire. Così, forte, così, 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 bravo, bravo. Bene, adesso diglielo Gesù, io ti ringrazio e ti lodo. Gesù, io ti ringrazio immensamente per questa palla che mi hai fatto sciogliere. Gloria a Dio. Stammi sempre vicino in tutti i momenti che ho bisogno. Gloria a Dio. Adesso ringrazia papà, a Dio Onnipotente, Padre Santo, diglielo. Forte, forte Padre diglielo. Santo, ti ringrazio immensamente. Padre Santo, ti ringrazio immensamente. Grazie di tutto. Gloria a Grazie, Dio. Padre. Bene, sorella, adesso. Mentre saluti Gesù e saluti Dio, digli se puoi venirlo a trovare di nuovo qualche giorno. Digli se è possibile. Posso venire di nuovo qualche giorno? Mi aprirai la porta? Posso venire di nuovo qualche giorno, mi aprirai di nuovo questa porta, che ho tanto bisogno di te, di averti sempre vicino, e mi dai la forza di superare tutti i problemi. Ascolta ciò che ti dice, ascoltalo. E me lo devi dire cosa ti dice. Dimmi cosa ti dice. Dimmelo. Dimmelo, sorella, dimmelo. Cosa ti dice? Non lo Sono sento. sempre Cosa ti ha detto? qua, però. Ha aperto braccia, gli abbracci. Allora ha detto sì.
se ti ha aperto le braccia così, ti dice: entra figlia mia, entra sorella mia. Gloria a Dio, diglielo, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, Gesù mio, la sorella è guarita, fratelli, adesso lei scenderà dal cielo e ritornerà fra di noi, era con Gesù, vicino al Padre. Sorella, adesso, piano piano, gira attorno a quella specie di tunnel, gira attorno attorno e ritorna a casa tua. Uno, due, tre, vai a casa tua adesso, ecco, sei dove eri prima. Respira profondamente. Quando hai respirato tre volte, aprirai gli occhi e sei completamente guarita, ti ricorderai tutto. Amen. Ciao sorella, come stai? Ciao! Ciao, 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 ciao! Ciao, amore mio! Dove sei stata? Dove sei stata? Quanti sono battiste? Sono tra gli enti di cacciare. Mi sono gli occhi limpidi. Madonna, che impressione! Madonna, che impressione, Lodi. Parla forte, sorella, parla forte. Vedo tipo una luce bella, bianca, limpida. E cosa hai visto? Una luce? E dove? Dove? Dove l'hai vista? Qua dentro, a casa mia, limpida, come una cosa proprio di luce fortissima. Davvero?